Ciao ragazzi e benvenuti alla guida di Containment Bay +1T6, il trial Unreal inserito nella patch 6.3 di Endwalker, è disponibile per un tempo limitato. Questa guida è valida anche per la versione Extreme della patch 3.4 di Heavensward. I Duty Unreal si sbloccano Idilshire con la quest Fantastic Mr. Foe, il Duty Extreme si sblocca con la missione secondaria a Deific Simulacrum, che a sua volta richiede di aver completato la versione normal del fight. Il nostro avversario è Sofia, uno dei tre potenti mostri della Warring Triad. Alla fine del video faremo un piccolo approfondimento su questo terribile avversario. L'arena è quadrata e si può precipitare oltre il bordo, ma per la prima volta, almeno fino ad Endwalker, chi cade può essere ressato e può riprendere il combattimento. La prima mossa del fight è Thunder 2, una AoE a cono puntata sul tank. A differenza del normal, non è telegrafata. Con Gnosis, Sofia farà sparire la grande testa sotto i suoi piedi, per farla riapparire in un vertice random dell'arena. Da qui a breve eseguirà un knockback ride wide. Questo significa che il party si dovrà muovere davanti alla testa per evitare di cadere dall'arena. A questo punto appariranno su dei bordi random 4 copie di Sofia. Alcune si legheranno al boss proprio mentre sta castando una mossa tra Thunder 2 o Thunder 3. Abbiamo già parlato di Thunder 2, mentre Thunder 3 genera una AoE a ciambella non telegrafata. Oltre ad evitare gli effetti del colpo scelto da Sofia, dovremo ricordare quali copie sono legate a lei in quel momento, perché tra poco ne replicheranno gli effetti. Sofia esegue Aero 3, un'area sotto il boss che infligge anche un knockback, e stavolta dovremo ricordare che questa mossa sarà replicata dalle altre copie del boss che prima non erano legate. Al termine del cast di Execute, tutte le copie agiranno con la mossa copiata. Il party dovrà quindi individuare uno dei punti safe. Stare sotto una copia che replica un Thunder 3 sarà sempre safe, ma in caso non sia stata eseguita quella mossa, si deve individuare una copia che replicherà Thunder 2 e mettersi alle sue spalle. Conclusa questa meccanica, si passa alla fase ADD. Innanzitutto verremo colpiti da Claude di Evans, una AoE ride-wide inevitabile. A questo punto Sofia diventa invulnerabile e appariranno tre ADD, il primo, il secondo e il terzo Demiurgo. Per tutta la fase avremo un debuff Eternal Doom, significa che se un PG muore, si rialzerà come zombie e attaccherà i suoi compagni. Il secondo Demiurgo deve avere la nostra massima attenzione e deve essere eliminato per primo. La sua mossa, Divine Spark, è infatti un gaze che confonde i giocatori, meno la usa meglio è. Inoltre l'ADD è in grado di castare una cura che non si può interrompere. Il party deve poi spostarsi sul terzo Demiurgo, un Lancer. Questo ADD ha alcune fastidiose mosse. Mentre stiamo ancora combattendo col primo, lo vedremo fare una AoE a linea che infligge anche un knockback. Poi con Ring of Pain genera a terra una AoE persistente a base ghiaccio, che lascia un dot a chiunque ci passi sopra, meglio che il tank lo porti sul bordo per evitare problemi. Infine al termine del cast Gnostic Rant dovremo tutti andargli alle spalle perché colpirà a cono davanti e di lato. Passiamo al primo Demiurgo, il paladino. Ogni tot secondi casta Kenoma, con cui posiziona degli scudi o su entrambi i lati o frontale sul retro, esattamente come Ravana. Chi colpisce sul lato sbagliato riceverà un danno, una vulnerability e una spinta. Questo problema è esteso anche alle AoE, quindi i player devono fare molta attenzione ad usarle anche sugli altri ADD. Infusion è un attacco ad area diretto su un DPS. Gli altri dovranno porsi in linea tra quel giocatore e l'ADD per condividere il danno, che altrimenti sarà letale. Bisogna però rimanere ben al centro dell'area. Chi si posizionerà lateralmente verrà spinto. Gli ADD devono essere eliminati entro un minuto dal loro apparire. Sofia a questo punto casterà The Scales of Wisdom e inclinerà l'arena in un ordine prestabilito. Il party dovrà prima andare sul lato est e poi sul lato ovest. Approfittiamo di questo momento per evidenziare un dettaglio. L'arena ha una piastrellatura utile per definire la nostra posizione quando si inclina. La spinta che subiremo potrà essere forte o debole, dopo vedremo meglio. Se è debole, come in questo primo caso, ci basta posizionarsi al limite di queste piastrelle. Se invece fosse forte, saremmo costretti a stare letteralmente sul bordo più esterno. Proseguiamo. Dopo le spinte subiremo una AoE ride-wide, la cui potenza dipende dal tempo impiegato per eliminare gli ADD. Poi andremo al centro sotto al boss. Iniziamo la terza fase col primo Quasar, che ammetto qualche volta ho visto skippare. Ci siamo spostati perché il cast genererà delle AoE di prossimità su alcuni giocatori, sarà quindi necessario baitarle dove diano meno fastidio possibile. Se le portiamo al centro a nord, potremo evitare danni eccessivi andando a sud. Durante questa fase abbiamo visto apparire i fili, ma ne parleremo dopo, per ora ignorateli. La mossa successiva è una random tra Thunder 3 o Aero 3, e a seguire avremo un Thunder 2. Il prossimo Quasar farà ricomparire i fili, e stavolta dovremo far loro molta attenzione, perché arriva Equilibrium, ovvero l'inclinazione dell'arena. Dovremo comprendere da che lato e in che punto posizionarsi, basandoci sui fili che appariranno. I fili corrispondono a meteore che colpiranno i piatti al lato dell'arena, e la faranno inclinare. I fili spariranno subito, ma sui piatti rimarranno le traiettorie delle meteore in discesa. Ci sono due tipi di meteore.
meteore con pesi diversi. Quelle arancioni valgono 1 e quelle blu valgono 3. Il lato che avrà più peso verrà abbassato e di conseguenza noi dovremo andare dall'altra parte. Se la differenza di peso sarà 2 o superiore, ci dovremo mettere sul bordo esterno. Se la differenza sarà di 1, potremo andare sul bordo della piastrella che abbiamo visto prima. Potrebbe non essere facilissimo individuare al volo da che lato mettersi, ma penso che con un po' di allenamento diventi istintivo. In linea generale, si deve sempre andare dal lato opposto rispetto a dove vediamo cadere la meteora blu, e non ci resta che calcolare lo scarto di peso per determinare se andare sul bordo o fermarci prima. Per venirci incontro in questo calcolo, teniamo presente questa regola: se il numero totale delle meteore è pari, la spinta sarà forte, quindi sarà necessario stare sul bordo esterno. Se è dispari, ci basterà arrivare al lato della piastrella. Questa meccanica ci terrà compagnia per tutto il resto del fight, e si sommerà al Daughter Beam, generato dalla testa che comparirà o sul lato nord o su quello sud, nella zona dove verremo spinti quando si risolve il quasar. Questo per obbligarci a calcolare bene e posizionarci a dovere, in modo da essere spinti in una zona safe anche rispetto al beam. Quindi può capitare che per evitare la testa di Sofia, dovremo metterci comunque sul bordo più esterno, anche se ci basterebbe stare sul lato della piastrella. Non solo, anche Sofia stessa potrebbe posizionarsi sul lato est o ovest e castare On Rush, che rende non safe la metà di arena davanti a sé. Sommato ad Equilibrium, questo ci costringe a posizionarci nell'altra metà di arena. La rotation di questo fight è costellata di mosse che potrebbero essere skippate in base al DPS, per cui dovete essere pronti a reagire. In teoria, dopo il primo Equilibrium, dovremmo avere un Thunder 2, ma potrebbe essere skippato. La meccanica successiva è Sing and Punishment. I tank e gli healer avranno su di loro un cerchio bianco, i DPS un cerchio nero. A coppia i giocatori dovranno sovrapporre un cerchio bianco a uno nero, prima che i cerchi diventino piccoli ed esplodano. Una macro o un accordo iniziale basterà per superare facilmente questa meccanica. Sintamani è un AoE Ride Wide che alla prima apparizione colpisce 2 volte, e dalla seconda in poi 3 volte. Appaiono poi 4 cloni di Sofia, ma al momento non fanno nulla. Avremo un Sintamani triplo e poi un Thunder 3. A questo punto dovremo fare caso a quali 2 cloni si legheranno col boss, perché successivamente eseguiranno a loro volta un Thunder 3, creando sotto di loro una zona safe. Per ora teniamone conto, stiamo intorno al centro e concentriamoci sull'evitare l'aerotrain in arrivo. A seguire una nuova mossa, Arms of Wisdom, un tank buster che infligge una piccola spinta e una vulnerability, quindi richiede il tank swap. Questa mossa non ha barra di cast, ma è anticipata da un'aura verde intorno a Sofia. Poi la testa di Sofia apparirà a nord o a sud, preparandosi ad un beam che renderà non safe uno dei 2 cloni che eseguiranno il Thunder 3. Appena avremo visto riapparire la testa, sapremo quindi dove andare a posizionarci per risolvere la meccanica. Indichiamo qui l'inizio dell'ultima fase del fight. La rotation continuerebbe con le numerose mosse che vedete a schermo, fino ad un Sing and Punishment sommato ad un Equilibrium. In questo caso prima si risolvono i cerchi e poi ci si posiziona. A seguire arriva un'altra meccanica con i cloni, leggermente diversa dalle precedenti. Si inizia con l'apparire delle copie di Sofia e si prosegue con un triplo Sintamani. Poi arriva un Tank Buster e un Thunder 2. Qui il boss sarà collegato ad una copia, che quindi più tardi ripeterà il Thunder 2. Sofia eseguirà un Aero 3 e sarà collegata alle altre 3 copie, che a loro volta faranno lo stesso più tardi. Ora avremo le meteore che causano danno di prossimità, da baitare in un vertice. Ci spostiamo verso la copia che eseguirà il Thunder 2 e intanto subiremo ancora un Tank Buster e un Sing and Punishment. Solo ora, finalmente, la mossa Execute farà arrivare tutte le skill memorizzate dai cloni. Se ci troviamo dietro alle spalle del clone che esegue Thunder 2, saremo salvi. Da questo momento il boss ripeterà tutte le mosse dell'ultima fase, fino al raggiungimento dell'Enrage, rappresentato da un Sing and Punishment con solo cerchi bianchi. Sofia Extreme droppa armi di livello 255 e, raramente, la mount, il materiale da craft, la musica grezza e la carta. Inoltre tutti i giocatori riceveranno dei Goddess Totem, scambiabili in 7 da 10 per le stesse armi del drop e in 7 da 99 per la mount. Sofia Unreal non ha drop. La Goddess, ovvero la Dea, è una degli ultimi boss di Final Fantasy VI e si affronta poco prima dello scontro con Kefka stesso. Fa parte della temibile Warring Triad, di cui è il membro con meno punti vita, ma sicuramente l'avversario più ostico, grazie alle sue protezioni e ai suoi attacchi che confondono i personaggi. Inizialmente ideata da Nomura, la Dea in Final Fantasy VI aveva una carnagione chiara e capelli scuri, mentre in Final Fantasy XIV la pelle diventa di un nero lucido e la chioma bianca. In Final Fantasy X, Nomura recupera il concept della Dea per rappresentare Yuna Lesca, sia nell'aspetto che nella posa.